Cari amici, cari telespettatori, buona serata. Pace e bene in ogni casa, eh? Continuiamo sempre nel nostro leggere insieme la buona parola di ogni giorno. Oggi c'è tanto da leggere, eh? Quindi prendete il capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, eccetera, però piccolo compito a casa, eh? Dai versetti 17 al versetto 31. E qui c'è una lettura molto lunga, perché Paolo qui è a Roma, abbiamo già visto, e cerca di fare un'attività preziosa, anche la Chiesa la fa sempre, convincere chi non vuole essere, diciamolo così, resistente, e cercare di smussare gli angoli più acuti. Cosa vuol dire? Vuol dire che Saulo, Paolo, sempre la differenza del Saulo ebreo, di Paolo cristiano, ora predica tutti, comincia con i giudei, con il popolo di Israele che era a Roma, era già lì da tanto tempo, perché c'era già stato una prima evangelizzazione, oltre che una prima giudaizzazione a Roma, la capitale del mondo, non poteva non avere rappresentanti di tutti i popoli del tempo. Ora, l'apostolo, in questa casa presa a pigione, come dice, parla, e nessuno ha pregiudizi nei suoi confronti. Anzi, dice la lettura, che lo ascoltavano volentieri. Per questo vedervi a parlarvi, a causa della speranza di Israele, che io sono legato da questa catena. E questi dicono: non abbiamo ricevuto niente su di te, quindi parla. E avendo fissato un giorno, molti vennero da lui, e dal mattino alla sera esponeva il regno di Dio, dando testimonianza, cercava di convincere riguardo a Gesù. Carissimi, non avrà molto successo, perché alcuni, come sempre, lo seguono, però la maggioranza non aderisce. Essendo in disaccordo tra loro, se ne andavano. Però altri invece dicevano: no, questa è una parola buona, possiamo ascoltarla, possiamo anche noi seguirla. E quella domanda che ci si fa è una sola: il valore di quello che facciamo è dato del risultato o è dato dal metodo? Qualcuno dice: da tutte e due. Sì, la risposta è anche saggia. Ma il metodo qual è? Il dialogo. Franco, sincero, nel caso di Paolo, molto diretto, non usava mezze parole, ma soprattutto comunicava la propria esperienza di vita. Chi voleva accettava, chi non voleva era in disaccordo, o se ne andava o criticava, ma in ogni caso riconosceva l'onestà della persona. Questo va benissimo. È un esempio di vita straordinario. Il Paolo a Roma non è quello che va a parlare subito con l'imperatore, è vero che aveva ricorso al tribunale dell'imperatore, e sappiamo, ma da altre fonti, che poi il buon Paolo, trascorsi 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto, accoglieva tutti quelli che venivano con franchezza e senza impedimenti. Allora capite, lui non, perché era andato a Roma? Sì, il giudizio dell'imperatore, da cui poi sarà prosciolto, perché all'imperatore a quell'epoca non è che importava più di tanto la situazione di Paolo, dopo arriveranno le persecuzioni. Gli importava che costui non fosse, tra virgolette, un ribelle, un sedizioso, un oppositore, ma Paolo predicava il Vangelo all'epoca non era certamente da considerarsi una ribellione, ma la franchezza, la volontà di essere se stessi, lo aiuta a recuperare il valore più bello, la sua credibilità. Cari amici che ci ascoltate, qual è la credibilità della nostra persona? Dire, agire, essere coerenti. Quanto ci giudicano anche noi preti, gli altri della nostra coerenza. È bello quando è bello, si spera che ti dicano sempre quello che dice è quello che cerca di fare, ma il contrario non è davanti bene. E poi magari non riesce a fare tutto quello che dice, però ce la mette tutta, ci crede, si vede che è appassionato. Questo vale anche per la famiglia, vale anche per i rapporti umani. A volte trovo delle coppie che mi dicono: noi i nostri figli ce l'abbiamo messa tutta. Abbiamo cercato di trasmettergli dei valori, un'educazione sana, un bel esempio. Cosa hanno raccolto? Molti giustamente dicono: lo sa il Signore, ed è vero. Tanto però è trasmettere, credere in quello che trasmettiamo, metterci gusto, passione, entusiasmo, perché se io credo in un valore, prendiamo ad esempio il valore dell'unità in famiglia, faccio di tutto per mantenerlo,
L'altro dice: io credo nel valore, oggi molto prezioso, della professionalità, del lavoro fatto con impegno, con grande competenza. È a testimonio questo. Questo è, capite, costruire una civiltà, e diciamo la civiltà dell'amore. Ecco, l'Apostolo Paolo a Roma ce l'ha messa tutta. E anche noi non dobbiamo scoraggiarci di qualche risultato. È vero, magari aveva lì 100 persone in casa, no? Magari 100 non arrivavano, appunto, se era una casa così grande, ma aveva lì un certo numero di persone. Queste poi alcuni dicono: no, no, non veniamo più. Non è che taceva, non parlava più, continuava. Magari con pochi, ma dimostrava la coerenza, la fedeltà e la disponibilità a dialogare, a confrontarsi. E questo è un metodo che la Chiesa ci insegna, che un apostolo ci ha testimoniato. E poi un piccolo particolare: la Roma di allora era una Roma cosmopolita, dove tutti avevano uno spazio. È bello pensare a una Roma così, c'era un tipo di vita diversa da oggi, però c'era la capacità di espressione e di curiosità anche culturale, perché era un po' come la piccola Atene, dove tutti avevano un'opportunità di presentarsi, di offrire uno spazio e di mettersi in relazione con gli altri. Così deve essere anche la città dell'uomo di oggi, una città dove si dialoga, dove ci si confronta, dove si desidera, non con un semplice SMS, l'email o il WhatsApp, ma che c'è il rapporto umano. Perché? Perché la ricchezza vera di tutti noi siamo noi, è la nostra umanità. Ecco, grazie di questo ascolto, buona serata, buon cammino per tutti. Ah, domani ricordiamoci, è vero che domani uno dice giovedì, sì, ma è il giovedì dell'ascensione. L'ascensione è una grande solennità, cosa dire, il culto è aperto nelle chiese, si può sempre approfittare. Grazie e buona serata.